Eccoci qua, e non c'è Francesco, sì, inquadrarci tutti quanti, ok, ci siamo, bene, ciao a tutti, un saluto, ok, ci siamo, ci prende giusto, sì, diteci se ci sentite bene, ieri mi dispiace ma la diretta con la Slim Dogs è stata un macello, nel senso che eravamo così in tanti e questo microfono era talmente che non si sentiva dappertutto, niente. No, si sentiva ma si sentiva, parlavamo tutti insieme, uh-huh. Poi c'era anche diciamo il terrorista per cui, che ci lanciava le cose, per cui buonasera a tutti, inizierete con Blonde, non lo so, no, dobbiamo iniziare col film di ieri sera, ciao Cristina, ciao Renata, ciao Stephen Chbosky. Ciao, Dark Thor Blood, so, buonasera. Ne abbiamo parlato ieri. Poco, ma questo conto alla rovescia serve perché dobbiamo prepararci e pubblicare la recensione di recensione di siccità. Ieri ho visto The Son, è un buonissimo film. Dal vivo Tilda Swinton com'è alta, ottimo. Vabbè, mi fa piacere che ti sia piaciuto, ne eravamo meno convinti. Dibattito su Blonde, che sarà, diciamo, l'ultimo sangue, credo. No, vabbè, però c'è chi ha convinto di più e chi di meno. Blonde abbiamo la recensione online, ma non abbiamo la recensione che uscirà domani. Adesso poi parliamo bene di Blonde, comunque un saluto. No, no, invece, vedi, il presentimento non si è piaciuto a nessuno di noi. No, in realtà ci è piaciuto. Siccità possiamo iniziare a parlarne fra adesso, in realtà. Allora... volevo dire anche un'altra cosa, un saluto ai nostri amici del cinema Méliès di Perugia che ci hanno fermati, mi hanno fermato prima perché sono venuti qua per vedere un po' di film, in particolare per vedere Siccità, erano curiosissimi Siccità ed erano super fomentati perché avevano incontrato la Fanelli fuori dall'Excelsior ed era la cosa che in assoluto aspettavano di più del film, cioè ha un seguito assurdo la Fanelli, io non me l'aspettavo, cioè nel senso nulla, non tolgo nulla, poi ne parleremo, ma è una grande caratteristica del cinema italiano degli ultimi 20 anni, che le star del cinema italiano le fabbrica la televisione. Beh, io spero che faccia tanti altri film lei, perché devo dire, a mio avviso è la cosa migliore del film, cioè non la cosa migliore, ma diciamo l'interpretazione che mi ha sorpreso di più, che mi è piaciuta di più. Allora, però iniziamo a parlare, quindi un saluto agli amici del Cinema Méliès. Voi, anche voi avete incontrato gente oggi, giusto? I nostri lettori? No. Ieri forse? Ieri. Ah, okay. Ieri in sala, ti ricordi? Ah, sì. All'Iraniano. Sì. Te, Francesco? Nessuno ti ferma? Vabbè, ma te sei pure più recluso di me. Recluso si dice? Sì, sì. Ci sono... reclusive, voglio dire. Esatto, però non so se in italiano si dice lo stesso modo. Schivo. Schivo. Ci sono fulmini e sì, cose strane, dietro di noi. No. Ecco, allora, aiuto quanti messaggi, Emanuela Fanelli che faceva una delle due tossichelle in Non essere cattivo, a cui Borghi spruzza il peperoncino, giusto. Ragazzi, da che iniziamo però? Dal film di ieri sera. Cioè Oltre il muro. In italiano è il titolo ufficiale, Oltre il muro, perché sta... ma lo distribuisce... Non è Minerva. Però ha un titolo in italiano ufficiale, quindi chiamiamo così. Non so quanti ha convinto, Da chi iniziamo? Io non sono convinto del film. A me non è dispiaciuto. È il primo dei due film iraniani, sì, del festival. Cosa l'altro difficile, parla tu, la trama. No, non è difficile. No, senza spoilerare. Perché bisogna fermarsi poi. Certo. No, non è difficile. Siamo a Teheran ed è l'incontro di due personaggi abbastanza al limite. Lui si chiama Ali e all'inizio del film sta per compiere un gesto estremo. Sta perdendo la vista, sta perdendo la speranza e si mette le sigarette nella padella perché gli piace il tabacco tostato. Ah, ecco, tu hai capito questa cosa? Sì, cioè... sì, quello pure io, si tosta le sigarette. Raga, io giuro che continuavo a non capire sta cosa. Io pensavo perché gli erano cadute nella doccia e si erano bagnate, quindi le stavo asciugando. Ma poi anche questa anche può essere, anche questa si può essere. Anche tostato. Questo è drogati versus non drogati, cioè... no, nel senso drogati di fumo sigaretta, Io da giovane mi piaceva tostarlo. Ma veramente funziona, cioè che ha il sapore, sì, cioè la sigaretta anche con la fiamma, la puoi, diciamo, con le sigarette chimiche passavi la fiamma e lo tostavi leggermente. Il fumo fa male, ragazzi, nonostante qua praticamente tutti fumano. No, ok. E all'improvviso gli piomba nell'appartamento una donna in difficoltà, una madre in difficoltà che ha partecipato a una
protesta politica e che è anche molto preoccupata per il destino di suo figlio. E poi mi fermo perché Ali verrà anche visitato da personaggi nel suo appartamento, tra cui il dottore e alcuni sgherri minacciosi e sospetti. Quasi polizia segreta. Sì, sì, del governo. E lei, e la donna, è ricercata in questa Teheran dove molto paranoica, dove c'è appunto la presenza dello Stato estremamente minacciosa. I due interagiranno e lui forse le fornirà un certo tipo di protezione. La cosa che mi ha interessato di più del film è questo incastro tra presente e passato che, mm-hmm. che fa il regista e che ha, devo dire, un montaggio molto raffinato perché monta delle scene alludendo a una linearità dei gesti che in realtà poi mm-hmm. è rotta mm-hmm. dal fatto che sono, le scene sono attaccate tra presente e passato. È una cosa che se la vede Nolan la, gli non piace, fatelo vedere a Nolan se lo piace perché è una cosa che potrebbe fare lui ed è, e devo dire che è la cosa che mi è piaciuta di più del film, lo fa molto spesso all'inizio e poi si spoilera, quindi mi fermo qua. Allora, il problema di questo tipo di tecnica mm-hmm. è che, ed è una cosa che farebbe anche Nolan, è che duplica praticamente le scene, cioè a un certo punto il film diventa una ripetizione costante di ciò che tu già sai che è accaduto, e questo lo appesantisce moltissimo e lo reputo anche abbastanza un errore, però non mi è dispiaciuto, l'ho trovato sufficiente. Ma dei due iraniani forse sarà Panahi quello che sarà decisivo. Panahi passa domani ed è molto atteso. Ultimo film in concorso in assoluto. Sacro Graal era l'ultimo film in concorso? Non mi pare. Still Life, no, ma non è Still Life che nessuno vede. The Wrestler fu l'ultimo. Di lui dobbiamo dire, l'aveva già detto l'ottimo Gabriele, che così prepariamo anche l'arrivo della Nicchiarelli, che aveva vinto regia e miglior attore nel 2017 con Dentro Orizzonti con il Dubbio. E quindi è un regista che si è fatto valere Dentro Orizzonti, come è già successo con la Nicchiarelli che lo vinse, con Nico 1988, e attraverso questo ha avuto accesso al concorso. E infatti certe domande che ci facciamo o che ci rivolgono in questi giorni, tipo ma perché quel film è finito in concorso, perché si cita è fuori concorso, eccetera eccetera, una risposta è: se sei andato a Orizzonti e sei anche andato bene a Orizzonti, ci sta che io trovo assolutamente sensato che questo film fosse in concorso per questo motivo. Poi magari non è particolarmente, cioè a quel punto sta anche poi alla reazione della giuria a un film come questo, perché magari, cioè io poi avendolo visto, così dico anche cosa ne penso io, a me il film è piaciucchiato, nel senso che è vero, tutta questa cosa, la cosa migliore in assoluto è il montaggio, secondo me. E a me ha sconvolto, fra virgolette, però mi ha veramente catturato tutta la sequenza della rivolta, perché c'è un grandissimo montaggio del sonoro, cioè un sonoro incredibile con questo pam, 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 pam. Anche un po' troppo cacofonico. Il problema è questo, che è una cosa che è assolutamente teatrale, cioè sembra, magari io non mi sono informato abbastanza, è una pièce teatrale. Sì. Ok, questo si capisce di brutto perché sembra veramente una pièce teatrale e diventa cinematografica quando ci aggancia un montaggio cinematografico figo, e in quella scena sì. In altre parti, siccome è molto ambientato dentro a una stanza, a un certo punto un po' si perde, diventa veramente un po' troppo teatrale. E poi c'è il gimmick di sceneggiatura / regia che a un certo punto dici, a 10 minuti dall'inizio dici, voglio dire che io l'avevo imbroccato subito, però non diciamo altro. Che figure, zero. Tu zero, vabbè. Dopo la fine. Si bolgnola. È da casa, capito? Io di solito non ne capisco mai. A me no. Allora vado prima io, che sono piuttosto d'accordo con voi. E all'inizio il film comincia quasi come un film di Asghar Farhadi, perché c'è un antefatto di cui non vediamo nulla e quindi il film ti porta avanti cerchi di capire cosa è successo, cerchi di mettere insieme i pezzi, e questo di solito mi piace. Allora, il film ha una struttura abbastanza complessa, solo che appunto, come dicevano i miei colleghi, è un po' si ripete, quindi perdi un po' l'attenzione.
e non mi è piaciuto molto il fatto che, almeno a mio avviso, sia così aperto il finale, cioè non aperto, però non si capisce davvero bene che cosa è successo, e infatti parlando con più persone del film, ognuno aveva la sua versione dei fatti. E quindi, insomma, se la cosa non era voluta è un problema questo. Sì, anche io non ho capito la storia, ufficialmente. E per il resto non è un brutto film, per carità, però non lo so, oltre al montaggio che è molto bello, non mi ha lasciato quasi nulla, ecco. Allora, io in realtà fino a poco dalla fine, fino a, diciamo, a tre quarti di film, ero fomentatissimo, mi piaceva da morire, perché l'ha detto Francesco, no? C'è quest'uomo che sta perdendo la vista, ormai l'ha quasi persa, praticamente cieco, cioè deve mettere le cose appiccicate all'occhio per poter vedere, che si vuole ammazzare all'inizio, e già mi faceva ridere da morire che non ci riesce perché gli bussano alla porta, una cosa che mi fa ridere da morire, gli bussano mentre tanto lui dice a me mi stavo ammazzando, vabbè va a aprire, e sembra che non lo vogliano ammazzare perché gli chiedono se c'è questa donna, si ha visto, mi fa ridere, hai visto sta donna, lui non vede niente, che si nasconde nel palazzo, e lui chiaramente dice no, io non vedo niente, vabbè chiude la porta, noi vediamo subito che la donna invece sta in casa con lui, si è nascosta lì, e lui effettivamente non se ne è accorto, se ne accorgerà, interagiranno, e il punto un po' del mistero che tira il film è perché questo si voleva ammazzare, che è successo perché sta perdendo la vista, due, che è successo a sta donna, che è mezza, ha i tagli in faccia, è distrutta, ferita, sanguina, piange continuamente, e questo è quello che tira tutto quanto. Mi piaceva molto perché è pieno, come diceva Francesco, di uomini che entrano e escono da questa casa, e chiaramente lei si nasconde, esce, fa cosa, e lui cerca di dare una mano, che sono i classici, io so, diciamo, per il cinema iraniano che ci arriva, quello che vediamo, un po' delle figure che, insomma, vediamo spesso, questi uomini molto duri, molto potenti, molto autoritari, moltissimo, soprattutto potenti nel senso che se non mi fa entrare, cioè, ci siamo capiti, ma addirittura anche un medico è abbastanza duro, poi in realtà c'ha un cuore di panna, però è abbastanza duro, medico che tra l'altro porta le sigarette a lui, vabbè, e, sì, no, e invece lui è raccontato come la cosa più debole che possiate immaginarvi, perché non solo non ci vede, è già, ma non, è magrissimo, che sta lì così quando deve, sì, leggere la lettera, è poverino. Magrissimo, trema di continuo, sempre a tremare, e sempre a fumare queste sigarette tremando, vedete, gli porta al medico tremando, tutto curvo, esatto, sempre anche un po' stordito, almeno inizialmente stordito da questo tentativo di suicidio, per cui non, sembra che non capisca bene le cose, quindi è il Davide più Davide che vi possiate immaginare, cioè è proprio la persona non potente, e che questo, che lei si ritrovi con questo che è l'ultimo che potrebbe aiutarla, che però ha deciso che questa cosa la deve fare, nonostante si potesse ammazzare poco prima. È una cosa che mi ha conquistato, fatto questo eroe stranissimo mi ha conquistato da morire. Però poi, come detto, questo è uno di quei film che se la trama fosse raccontata linearmente dall'inizio alla fine, sarebbe meno appassionante, mentre invece trova un suo interesse nella riluttanza con cui ti dà le informazioni. E crea anche ogni tanto, io non mi vado matto, però crea anche ogni tanto dei blocchi un po' artificiosi, di cui senti l'artificiosità, per esempio, tutto, molto si potrebbe risolvere a un certo punto con una telefonata, ma vediamo che il telefono si sta scaricando, come nei film horror, no? Che sì, levano i telefoni cellulari di mezzo, perché così è più facile raccontarli. Insomma, ci sono un po' di cose che non vado matto. Il finale non mi piace per niente, come, anche perché non l'ho capito, quindi era difficile che mi piacesse. Io non è che abbia capito benissimo, però insomma, non era il film che mi ero fatto io in testa. E questo, quello vero, quello vero non mi piace, piace molto di meno. Però ultima cosa che voglio dire, rimango sempre un po' conquistato io da questo Iran, sempre che ci arriva, questo che non è il vero Iran probabilmente, però insomma, l'Iran del cinema che ci arriva. Sì, chissà dove l'hanno girato. Penso Teheran, perché è una città grande. La toponomastica è teheraniana. A un certo punto dicono via Sharif, ho controllato che è proprio... Okay. Sharif Road è proprio una strada di Teheran. Ma adesso, correggetemi se sbaglio, un film di questo tipo, con questo tipo di, diciamo, anche critica al regime e al terrore generale che c'è, perché sta povera donna. Non è una critica al regime. Cioè, porco cane! Se tu la pensi in una certa maniera, ognuno ha fatto la cosa giusta. È molto astratto, Andrea. Se pensi pure come finisce, certo, è chiaro che c'è un messaggio in quel finale, però a livello di censura... In uno stato costante di terrore queste persone. Cioè, lei era lì, non stava facendo letteralmente nulla. Scusate, sì, spoiler. Dipende come la vedi. Cioè, secondo noi così, però non è che tutti la leggono alla stessa maniera. Sai, lì è molto più importante se lei tiene il velo tutto il tempo. Cioè, lì a livello di censura è molto più importante quello, come insegna Taxi di Jafar Panahi. Si toccano e non si toccano uomini e donne? Cioè, quelle sono le cose cruciali per la censura. Ecco, vedi,
sto mando. Cioè, non pensavo fosse realizzato proprio in Iran. Io davo per scontato che fosse girato in Turchia o cose così. Che poi oggi non è come quando c'era Ahmadinejad. Giada. No, no, ma negli ultimi mesi il nuovo, cioè, stanno giusto oggi la notizia che hanno preso e condannato a morte un attivista LGBTQ per aver letteralmente fatto un'intervista in cui criticava il regime sulla BBC di ieri. Comunque, dicevo, questo mondo di questo Iran che ci arriva tramite il cinema. Mi piace sempre perché mi ricorda tantissimo l'Italia della ricostruzione, del cinema della ricostruzione, in cui sembra che apparentemente le cose vadano, però poi le persone fanno un errore comprensibile e nascono dei problemi impossibili da risolvere. Nessuno ti dà una mano, mai. I film iraniani poi c'è sempre in realtà qualcuno, ma i nostri, la terribile, nessuno ti dà una mano. E mi ricorda da morire quel tipo di realtà, quel tipo di modo di raccontare il tuo paese perché ci sono delle cose che non ti piacciono, no? In superficie tutto si terrebbe, ma poi un granello finisce negli ingranaggi ed è la fine, ed è la fine della vita delle persone. Però detto ciò, questo film non è deluso. Next one. Gira a modo. Non penso che possa ottenere granché. No. Okay. Povero Vahid Jalilvand. Allora, io dico Jean Valjean direttamente. Poi leggiamo un po' di commenti. Diteci se ci sentite bene, perché Energia Western ha detto che ha dovuto alzare il volume, ma forse il suo volume era basso. Grande, non ho provato il video, vedo grande. Ecco. Noi abbiamo spostato il microfono. Vabbè. Comunque, film successivo, Blonde, direi. Uh-huh. Andrew Dominik, che la nostra Alessia ha recensito sul sito e poi ha incontrato anche il regista in un incontro stampa questa mattina, e trovate su Bad Taste tutto il resoconto dettagliato. Blonde, film attesissimo, tratto da un romanzo, da un libro che non vuole essere biografico, è molto, diciamo, è ricco di fantasia, che sono anni che si cerca di adattare, se non mi ricordo male, quindi è anche un film che ha un po' un suo carico di storie alle spalle, storia di Marilyn Monroe, racconto delle vicende di Marilyn Monroe molto incentrato su, diciamo, la sua sofferenza, e è interpretato da Ana de Armas. Non De Armas. Uscirà il 28 settembre su Netflix. Yes. Film che dura 2 ore e 40, film che a me è piaciuto, ad Alessia no, mi sa che ci è piaciuto uguale, uh-huh. È piaciuto anche a Bianca, a te non è piaciuto, no. E a te non è piaciuto. No. Voglio iniziare da chi non è piaciuto, ci però voglio... noi, poi così finiamo con una nota positiva. Esatto, però c'era una cosa che volevo dire, ma già mi sono dimenticato, per cui vabbè, andiamo avanti. Fa più il riassunto della trama questa volta perché è facile. È un biografico per molti versi classico, nel senso che inizia quando lei è piccola... Sì. Individua, come spesso accade nei biografici classici, un trauma nell'infanzia, che in questo caso è l'assenza del padre, e attraverso quel trauma fa tutta una lettura della sua vita. Chiaramente non c'è solo questo è chiaro, però questo è un filo forte. Quindi la vediamo da piccola, poi salto, la vediamo all'inizio della carriera nel mondo dello spettacolo, quando fa le prime foto, modella, eccetera, eccetera. E la seguiamo da lì alla morte. E la storia di Marilyn Monroe, ma diciamo più che altro la storia di Norma Jean e Marilyn Monroe, cioè la storia della costruzione di due identità, soprattutto la costruzione della sua identità vera, cioè Norma Jean, perché per l'appunto la questione del padre, che ritorna spesso nel film, molto molto spesso, un'altra cosa che non mi piace da morire, però va bene. Poi la costruzione, che non è solo da parte sua, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più, perché l'impianto teorico a me piace, è proprio il film che non mi piace, la costruzione che è sociale e industriale di Marilyn Monroe, che non ha niente a che vedere con lei. È una costruzione industriale perché è l'industria del cinema che la crea, ed è sociale perché la crea per rispondere a un bisogno che è maschile, è il mondo degli uomini che la crea. Il film calca la mano in una maniera allucinante su questa cosa, è il mondo degli uomini che la crea, perché Marilyn Monroe è creata a uso e consumo, a misura del desiderio maschile, dando delle continue piccole ricompense alla vera persona, Norma Jean, cioè denaro, fama, queste cose qua. Però chiaramente, come potete immaginare, questa cosa in breve sfugge al controllo, anche perché lei ha i suoi problemi e tutto quanto. Dicevo che in teoria tutto mi piace, cioè se me l'avessero raccontato mi sarebbe piaciuto, anche perché Andrew Dominik lavora anche molto bene visivamente, perché fa una serie di scelte, il film parte in bianco e nero e parte a colori,
Solitamente, non è matematica questa roba, però solitamente il colore è c'è una spiegazione che è stata data. Il film è stato costruito letteralmente usando le foto dell'epoca, quindi quando è in bianco e nero è perché si basa su foto e immagini che erano in bianco e nero, quando è a colori si basa su foto e immagini che erano a colori. C'è addirittura una inquadratura incredibile per chi ama la fotografia, che è la prima entrata in scena di Arthur Miller con questa fotografia con una profondità di campo infinita che sembra tratta da un film degli anni primi anni 60. Cioè, la cosa incredibile comunque, quando è a colori è quasi sempre Norma Jean, e quando è in bianco e nero è quasi sempre Marilyn Monroe. Solo alla fine tutto si sfuma perché tutto si sta veramente sfumando. Ma quello è tutto un casino, perché anche il neo viene spostato, a volte a destra, a volte a sinistra, sotto sotto sappiamo tutti che era finto il neo. Sì, sì. Per cui è un po'... Comunque, a queste soluzioni formali c'è un'altra che mi piace moltissimo, quando... tutto sotto controllo, cioè la sua immagine è più o meno normale, fa la modella, la Marilyn Monroe rappresentata, quindi le foto, sono a dimensione normale. Quando tutto sfugge di mano, vediamo delle rappresentazioni di lei immense, gli schermi cinematografici giganteschi, il cartellone pubblicitario quando la moglie è in vacanza immenso, è tutto grandissimo e la schiaccia. È la scrittura che non mi piace, è la scrittura, c'è un dialogo con un feto che è una roba imbarazzante, c'è un dialogo a un diner con Arthur Miller in cui lui ha una serie di epifanie su di lei e si commuove in 5 secondi, non mi piace neanche Ana de Armas per nulla, perché fa un lavoro di mimesi su Marilyn Monroe, ma ripetitivo da morire, non mi piace per niente, non riesco, nonostante sia un film, un torture porn su di lei, cioè un film in cui la cosa più importante è raccontarti la sofferenza, come la macchina schiaccia l'individuo, io alla fine per tutto questo non riuscivo a stare, cioè non riuscivo a provare quel tipo di empatia con lei che invece il film e la storia soprattutto richiedono, alla fine non c'entravo mai. L'unico momento in cui mi è sembrato che finalmente c'entrasse tutto quello che vuole, quello che probabilmente era anche necessario, è quando arriva finalmente un po' di vero livore. Cioè io sento nelle immagini, nella scena, l'incazzatura di Andrew Dominic, ed è in una scena pazzesca con Kennedy, in cui c'è proprio il sincretismo più totale di tutto quanto, gli elementi sullo sfondo, i dettagli di scenografia, la recitazione, la scrittura, quello che fanno e la musica, tutte dicono una serie di cose apparentemente in contraddizione tra di loro, ma in realtà quando le vedi insieme capisci, ah no, non sono in contraddizione. Quella è una scena gigantesca, poi fortissima, sparata. E finalmente il sesso, che non è al cinema ma su Netflix, è incredibile. E il resto, no, non mi è piaciuto, specialmente quel finale. Io ho pochissimo da aggiungere perché sono d'accordo su tutto. Vabbè, quest'anno, ragazzi, Royal Couple proprio. Aggiungo solamente che una cosa che non ho capito è questo plagio di Angelo Badalamenti in colonna sonora da parte di Nick Cave, un altro signore, che ho trovato folle. Tanto che ho pensato a David Lynch tutto il tempo. Cioè, infatti che film anch'io avrebbe fatto un sacco. Lynch, che in fondo ha sempre fatto Marilyn, non facendola, fin da Eraserhead. E quindi questo l'ho trovato anche un po' suicida, perché rievocare con questi sintetizzatori questa musica molto simile a Twin Peaks, assolutamente simile a Twin Peaks, e mi ha profondamente depresso per il film stesso. Vabbè. Perché proprio è lei che mi piace, la detesto in questo film, è piagnucolona, è debole, è povera, è troppo troppo stupida nel film, ed è sempre querula e lagnosa, quasi peggio di Sofia Tolstoi nell'orribile Una coppia di Wiseman. E poi allora, 4/3, poi si allarga, si restringe, colore, bianco e nero, questo l'avete detto. A volte non mi piace per niente questa mostrificazione del contorno. L'ho trovato anche a volte Dominic usa il digitale, quindi usa anche una deformazione visiva. La bocca, okay. Prende da Scorsese l'unica cosa per cui mi ricordo Aviator, cioè il flash, che è come una revolverata, quindi questi flash che sono come delle pallottole. E devo dire che non mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto anche da lei. Mi ricordo quanto mi è piaciuta e quanto mi sorprese Michelle Williams nello splendido Marilyn di Simon Curtis, facendo questa missione impossibile di essere una Marilyn struggente in quel film,
era la Marilyn che andava in Inghilterra a lavorare con Laurence Olivier nel 57. Qua noi partiamo, quanto è anche l'offia la bimba. L'ultimo torture porn sulla vita di un'attrice è Mulholland Drive. Ma infatti è, tu pensi a Lynch per Eraserhead, la donna col cancro alle guance, in bianco e nero, sarà che anche Lynch, bianco e nero, il colore è Lynch, e poi pensi molto a Naomi Watts all'inizio di Mulholland Drive. E quindi all'amore e poi di pensi anche tanto a Twin Peaks, perché veramente le musiche sembrano uscite da Twin Peaks, a quest'amore che ha lui per la bionda, per il concetto di bionda anche ingenua e naif e pura. E quindi in un certo senso, sarà che sono anche un depravato a livello cinematografico, a un certo punto poi mi metti pure Badalamenti, io ho pensato, ma come l'avrebbe fatto Lynch sto film? E poi un'altra cosa che penso sia folle è che sembra un film molto breve per essere così lungo, che per essere 166 minuti non racconta alla fine poi nulla se non questo nostro, da parte maschile, appunto questa aggressione al corpo. Guarda, c'è un documentario su Netflix molto bello, che è I diari segreti di Marilyn Monroe, che è uscito non troppo tempo fa, dove racconta benissimo soprattutto la parte con i Kennedy, che è terrificante. Qua c'è solo un Kennedy. E devo dire, a me non è dispiaciuta invece la scena con Arthur Miller, perché ho trovato Brody bravo. Mazza, per una volta non c'è il gel in testa, tra l'altro. Ho trovato Brody bravo in quel momento. E mentre ho detestato Joe DiMaggio, Bobby Cannavale, che sembra un personaggio di Scorsese, quindi con questi maschietti con quoziente intellettivo molto basso, e si rende conto all'improvviso di aver sposato Marilyn Monroe. Joe DiMaggio, che è un coglione. E poi si accorge che lei è una sex symbol e quindi si inalbera, molto geloso. E poi i due ragazzi all'inizio, i due ragazzi, mamma mia, terrificanti, i juniors. Lei frequenta, Marilyn frequenta, questa è una cosa che non tanti sanno. Io che ero convinto di essere inventata sta parte, invece no, è vero. No. E fanno magari una cosa cronologica un po' strana su uno dei due, non aggiungo. Però lei frequenta questi juniors, che sono il figlio di Chaplin e il figlio di Edward G. Robinson, e ha un ménage à trois, anche con appunto scene di amore, di sesso. Che devo dire, non mi ha impressionato. C'è una cosa che mi ha impressionato, però quasi extrafilmica. A un certo punto vediamo tra le varie cose la lavorazione di Qualcuno piace calzo. Sì. Sappiamo tutti quanti che era una lavorazione difficilissima. Io non so dire, è molto enfatizzata questa difficoltà chiaramente in questo film, talmente tanto che quello che mi ha impressionato è, in un clima del genere, con queste tragedie che avvengono, questi scatti, la prima cosa che ti viene da pensare è, ma come si può fare un film? Poi pensi che invece il risultato è un film praticamente perfetto, e mi ha impressionato la potenza della macchina, cioè la macchina hollywoodiana, in quel momento proprio ai massimi della perfezione, così potente da riuscire a passare sopra ogni cosa, distruggere gli esseri umani, ma creare a Qualcuno piace ma è tutto, secondo me è il centro, il cuore di questo film è una persona che non esiste, e l'industria cinematografica che plasma una persona apposta per alla fine ammaliare, conquistare, convincere, creare dei modelli. Ma concettualmente ci sta, è proprio il film che manca poi. E anche per le donne, in realtà. Poi ci sono delle donne che sono le parenti di Joe DiMaggio, che la pigliano per il culo in una maniera fotonica. Non ce n'è, no, tutte le donne sono contro Marilyn. Perché è proprio diciamo... Perché è una cosa che è stata piantata là, da degli uomini che dicono: donne, voi dovete essere quello, eppure lei non riesce a essere. Il che è vero, come dice Gabriele, è vero che nel Novecento è accaduto questo, è vero che Marilyn era nei libri, in questi libretti neri, dicono cioè Marilyn era usata come tantissime altre attrici per degli sfoghi sessuali da parte dei produttori, con Zanuck sono molto molto chiari, e ci sono tutti questi uomini che la paternalisti, che la osservano, le Marilyn vorrebbe essere un artista, e le guardano il culo, si stupiscono, anche Arthur Miller si stupisce che lei conosca Chekhov, che abbia capito certe cose. Beh, all'epoca il matrimonio tra loro fu comunque visto in maniera abbastanza stramba, perché dicevano, ma cosa ci azzeccano queste due persone? Per cui... Però c'è questo daddy, cioè appunto è tutta la figura del daddy, il daddy è papà, se papà non c'è io devo cercare papà ovunque negli altri, lei chiama daddy tutti. E poi sta cosa allucinante delle immagini dei feti che tornano in tutto il film, che è repellente proprio, sono, è una cosa repellente. La parola alla difesa.
Allora, no, a me penso che sia piaciuto di più, soprattutto per una questione di aspettative, credo. Cioè, io mi aspettavo un film molto più lineare, molto più cronologico e che rispettasse pienamente le solite cose che si raccontano su Marilyn. Invece è un film che, a proposito di Netflix, che dà tanti soldi agli autori per fargli fare quello che vogliono, è un film molto autoriale, quindi... è più, secondo me, un film su Norma Jean che su Marilyn. Secondo me di Marilyn racconta pochissimo, anche perché tutte le cose che ci aspetteremmo di vedere, tipo lei al lavoro, sì, ci sono delle scene in cui gira, eccetera, però c'è veramente pochissimo della sua professione. Quasi sempre lei a casa, o lei nel camerino, o lei con i suoi... insomma, il suo marito, amanti. I suoi amanti. E quindi io l'ho più vissuto come un film di finzione su un personaggio di finzione, in un certo senso. Cioè, mi ha un po' estraniato il fatto che si parlasse di me. Cioè, mi sono estraniata dal fatto che si parlasse di Marilyn Monroe per cercare di capire quel personaggio. E io, vivendola in questo modo, cioè, mi è piaciuto in questo senso, perché subito ho capito che non sarebbe andato a parare su quelle cose, perché arrivi già a metà film che... ti manca tutta quella parte sull'industria che secondo me non c'è così tanto, cioè non ne parla bene, cioè ok, siamo dentro l'industria cinematografica, ma non c'è un discorso sul cinema secondo me, cioè la vediamo, ma non c'è un discorso vero e proprio. E la regia mi è piaciuta, cioè secondo me Dominic in questo film ha un'idea estetica molto forte e coerente soprattutto, cioè lui la porta avanti in modo coerente da inizio alla fine, e non mi è dispiaciuto per niente, perché riesce a creare molto bene delle atmosfere, a suggerire significati attraverso le immagini, che secondo me è quello che la regia... Grandi carte da parati, a un certo punto vorrei sottolineare questa cosa. E anche un vestito con delle rose, che qualcuno potrebbe giudicare troppo allusivo, ma è fantastica quella scena per me. E quindi non l'ho trovato un brutto film, però non lo... Anna de Armas? Ah, a me Anna de Armas è piaciuta, e anche lì io non ho trovato una copia della solita, cioè dell'icona, ma una sua reinterpretazione. Cioè io guardandola vedevo Anna de Armas, non vedevo Marilyn, non, cioè vedevo la Norma Jean di Anna de Armas. A me non è dispiaciuta, quindi sì, per me è un sì. Allora, secondo me Anna è da nomination all'Oscar, non da Coppa Volpi, dove invece Kate Blanchett è da Coppa Volpi e anche da nomination all'Oscar. Cioè, non ce la vedo lei a uscire da Venezia con la Coppa Volpi, Anna de Armas. Non è un ruolo che secondo me la giuria potrebbe... Mentre è proprio perfetta per la nomination all'Oscar, questo film secondo me se ne beccherà di nomination all'Oscar parecchie. E la cosa che voglio dire innanzitutto è che quarto, perché io Atena non l'ho visto, però quarto film di Netflix, sì, in concorso, ragazzi, comunque alla facciaccia che Venezia quest'anno proprio, quarto film di Netflix, ma in generale ennesimo film di Netflix, forse ultimo, non lo so, fine ciclo, scherzando, questo l'ha detto Gabriele all'inizio, cioè, i soldi e la totale libertà, cioè l'impressione che sto avendo io e che mi interessa e mi interesserà analizzare fra qualche anno, analizzeremo tutti insieme fra qualche anno, è: ma cos'è stato quel periodo in cui Netflix ha detto ragazzi, noi vi diamo tutti i soldi che volete, a voi e ai vostri produttori, perché qua c'è Brad Pitt con la sua Plan B come produzione, fate quello che volete, noi come Netflix non esistiamo. È l'opposto dello studio system, è l'opposto degli studios. Però, che dicevano, c'è un pettegolezzo, vai. Il pettegolezzo di questo film era fatto, finito, pronto e preso da Venezia l'anno scorso. Però c'è stato un blocco da Netflix. Ma non era pronto l'anno scorso. Questo è il pettegolezzo. Però no. Però sì. C'è stato un blocco da Netflix perché c'era una controversia interna per alcune scene giudicate controversial, cioè quelle di Kennedy. Che si è risolta ovviamente in una maniera in cui sapevano tutti che si sarebbe risolta, cioè da contratto Andrew Dominic aveva il final cut e quindi finito tutto, però Netflix ha fatto il tira e molla, cioè ha detto aspetta, non facciamo, e hanno dovuto baccagliare per tenere quelle scene. Beh, è stato poi molto pubblicizzato che il film sarà NC-17 e tutti sappiamo che tanto il parental control, cioè i bambini di 6 anni vedranno queste scene e diremo cosa sta facendo, però sti cazzi, vogliamo bastava andare in TV. L'uomo peggiore è lui. E posso aggiungere una nota? Quando da giovane leggevo James Ilroy, era veramente rivoluzionario il ritratto negativo di Kennedy.
e sto parlando di quando il Roy realizza il suo capolavoro American Tabloid. Voglio dire che per una generazione, diciamo i boomer, era un intoccabile, e quindi questo voglio inserire questo elemento storico, che nel 2022, cioè già negli anni la cosa, però quando negli anni 90 il Roy pubblicava i suoi capolavori, soprattutto era veramente solo lui contro i Kennedy, tanto che veniva definito uno scrittore di destra, anche controverso, spiacevole. E guarda adesso, nel 2022, 30 anni dopo, si sta un po'... prima volta che al cinema vediamo una roba di questo tipo. Così fa. Però guarda che il documentario Netflix di Emma Cooper, recuperalo perché è pazzesco, perché ci sono delle registrazioni inedite, anche come fanno sempre loro, come tu sai, che anche tu li vedi. E guarda che è terrificante, perché coinvolge pure Bobby, mentre qui vediamo solo Jack, John Fitzgerald, chiamato Jack. Ed è agghiacciante. Ma poi anche tutto l'entourage. Tutto agghiacciante. L'entourage, voglio dire che è la scena più bella, ed è l'uomo più schifoso. L'uomo più schifoso è l'uomo che è stato, quando io ero ragazzino, quando io ero adolescente, quando io avevo 20 anni, un mito anche della sinistra italiana. Questo è molto interessante. Detto questo, i soldi... Cioè, allora, un film non ti viene da dire, vabbè, ma un film del genere non è vero che si può fare solo con Netflix. Cioè, o meglio, una storia del genere con Kennedy visto in questo modo, eccetera, inizialmente uno dice, vabbè, queste cose solo Netflix le può fare. Solo Netflix le può fare con questi soldi. Cioè, per l'ennesima volta qua a Venezia vediamo un film nel quale sono stati messi una barca di soldi. E è stato detto al regista, a parte il gossip, però al di là di questo dettaglio che non mi sconvolge, io parlo letteralmente di dire a un regista, tesoro, comunque sono 2 ore e 40, cioè va bene tutto, ma... Tu sai il budget? No, ma te lo posso dire. Ufficiale... Secondo me sono 80 milioni no, almeno. Ufficiale 22. Ma sì, pure, Non è ufficiale. No. Ma dove l'hai letto? Wikipedia. Non mi fido di Wikipedia, scusate. Beh, no, ragazzi, non può essere assolutamente costato 22 milioni di dollari. Sto cioè, sono 2 ore e 40 in cui c'è di tutto comunque. No, non possono essere 22 milioni di dollari. Sì, ma no, per me non... mi sembra strano. No, questo è un film da, secondo me, più di 50 milioni di dollari. E per il tipo di film che è, proprio uno studio che non è Netflix non avrebbe potuto metterci questi soldi, perché al cinema così non sarebbe uscito, ok? Quindi, detto questo, a me il film è piaciuto molto, soprattutto perché fin dall'inizio, fin da una scena che forse ho trovato un po' stucchevole, mi sono reso conto che è una costante allucinazione, almeno l'ho vissuta io come una costante allucinazione. È l'allucinazione onirica di una donna sballottata non solo dall'industria, ma dalla storia, per come è stata anche raccontata, per come è stata usata da tutti, letteralmente, perfino da sua madre. E quello che ha fatto Dominic, a mio avviso, è stato letteralmente non raccontarci qualcosa, ma restituirci direttamente a schermo tutto quello che viveva lei, le sue emozioni di donna veramente distrutta, perché era potentissima ma fragilissima. Sì, però, aveva una potenza che non poteva usare. Però l'allucinazione non diventa più tale se tu la rendi costante nel film. Infatti il film è grottesco ed è una sorta di torture porn. Avrebbe dovuto girare qualche scena in modo più... diciamo meno allucinato. Forse questo un produttore di uno studio gliel'avrebbe dovuto dire. Così... Ma non lo so, invece l'ho... di vista, guarda, io invece l'ho vissuto proprio come una roba linciana. Infatti ho pensato un sacco, però Lynch è un'altra cosa, ovviamente. Però per il tipo di cosa che dici fin dall'inizio alla fine, do per scontato che non vedrò nulla di realistico. Nel film non c'è nulla di realistico. A un certo punto anche le proiezioni al cinema, che dovrebbero essere quelle un pochettino più realistiche, no? Diventano super veloci. È un film totalmente grottesco. Passa da addirittura neanche 4/3. A un certo punto diventa strettissimo. Cioè non è come The Whale, che è solo 4/3. Cioè diventa questa cosa larghissima, che è quando vediamo appunto Arthur Miller in città, in questa immagine che mi sembrava veramente West Side Story o queste cose qua. E poi invece altre scene che sono claustrofobiche. Le scene del feto sono d'accordo che sono terrificanti. Costantemente. Le scene del feto sono terrificanti, però poi è talmente grottesco che secondo me se ci stai... ti cala, vabbè, qua ci sono gli animali fantastici, dove trovarli, ok, scesa giù. Bella. E,
e per cui quando a un certo punto c'è una scena per me bellissima, mi rendo conto che forse stucchevolissima, che fa un lavoro tecnico incredibile a livello fotografico, cioè passa da lei che parla con sfocatissimo in primo piano che non vedi delle rose, poi fa un cambio di fuoco e passa subito sulle rose e poi dopo c'è lei con un vestito pieno di rose, lì capisci, cioè non è che lei, siamo a 2 ore e passa di film, hai già capito da un pezzo che è un film completamente quasi un delirio, però quella scena lì secondo me è emblematica del lavoro che fa lui, anche simbolico eccetera, è molto buttato in faccia, ma non lo so, a me una volta che ho detto ok ci sto, c'è un bianco e nero bellissimo questo film, tra l'altro. Sì, assolutamente. Non è un film spettacolare, cioè non è un film pazzesco, però anche lei in queste urla, queste grida che ti spaccano i timpani a un certo punto, cioè, è calcatissimo. Ripeto, per me è un film grottesco, cioè, sì. Non lo so. Detto questo, siamo abbastanza divisi, però insomma ci siamo spiegati, per cui possiamo passare le domande le facciamo tutte dopo, va bene? Parliamo di siccità. Aspetta, scusa, avete già detto sono arrivato, preferite un esperimento del genere piuttosto che il classico biopic? Secondo me è il classico biopic, no, perché c'è un po' di falsità, per questo dici non è classico, però l'impianto non è abbastanza classico. Secondo me non ha un impianto classico, no. Dai, vabbè, nel senso che c'ha una cronologia, c'ha la lettura della vita all'insegna del trauma infantile, è una di allora trauma. Sì, scusate, è effettivamente la cosa che secondo me non funziona, e purtroppo è dovrebbe essere il collante, è questo cerchio su daddy, quella daddy, cosa daddy. Però non è assolutamente un film perfetto, su questo credo che siamo tutti d'accordo, però lei agli Oscar ci va sicuro, è capace che pure lo vince, ragazzi, è potatissima, perché è un tipo di interpretazione che poi a Hollywood bisogna capire, sì, Kate Blanchett come viene recepita a Hollywood. Perché anche quello di Blanchett è un film sul Blonde avrà la forza di essere un film su Hollywood, che piacciono sempre, vanno sempre bene, poi addirittura sulla revisione di Hollywood, e quello di Kate Blanchett su, diciamo, quello che sta accadendo all'industria dello spettacolo molto più in grande, mondo della cultura, diciamo, molto più in grande, quindi ha delle chance, bisogna capire come lo recepiscono. Beh, là sono due ruoli femminili opposti. Sì, sì, certo, assolutamente, però di Kate Blanchett, che non è un film sulla musica, è un film su chiaro, cioè che è un movimento cinematografico che è molto interessante, però è domani, cioè è più maturo, sì. È più bello secondo me, come idea di cinema, cioè, sono d'accordo, cioè non c'è una questione di genere, anche la donna può essere una lazzarona come quelle merde. Mi chiedo come viene recepito, non lo so, però ricordati che purtroppo in passato io avrei voluto che vincesse il personaggio femminile di Scarlett Johansson nello splendido Storia del matrimonio di Noah Baumbach, che invece vinse la donna vittima che era Laura Zellweger con Judy Garland, tra l'altro. Io non penso, è un grande precedente questo qua, cioè, Tar, da questo punto di vista Tar ed è stato, diciamo, l'ultimo Oscar con il personaggio celebre. Però posso dire una cosa, visti, poi io sono il solito storico degli Oscar che si mette a fare le statistiche e poi vanno tutte a ramengo, però visti i precedenti, spesso ci sono film incentrati su un personaggio femminile e lo studio dietro alle spalle punta tutto su quello, in questo caso secondo me Focus Universal, su Tar punterà principalmente su quello, non sarà un film che cerca di puntare a tanti Oscar, mentre su Blonde secondo me Netflix, fra fotografia, regia eccetera, cercherà di puntare su tanto altro, quindi capace magari la spunta Tar, non so, visto lo storico. Comunque passiamo a siccità. Io voglio parlare per ultimo siccità, perché c'hai fatto richiesta. Ok siccità, la trama, Bianca. No, io, allora, se ti va. Allora, siamo a Roma e non hanno non scritto. No, perché sempre lui dice che lei deve dire la trama. Sì, perché no, l'ho detto io, lei non si nasconde, quando cominciamo trama, lei comincia a guardare dall'altra parte. Trauma. Allora, siamo a Roma e non hanno non specificato. Diciamo una Roma è un po' futura, perché non c'è tutto questo utilizzo dei tablet negli ospedali. No. Vabbè, sì, è vero. Comunque, non ho mai frequentato gli ospedali romani, non posso dire. Ed è in corso una crisi idrica, per cui il Tevere è completamente prosciugato e le persone possono approvvigionarsi di acqua per solo 5 litri a famiglia, e quindi c'è, diciamo, tutta una questione di rivolta sociale nei confronti delle autorità e di disagio generale. In questa cornice si innesta un puzzle di diversi personaggi
che come spesso nei film di Verdi sono cioè una trama corale in cui diversi personaggi poi si riuniranno e vedremo che sono tutti collegati tra di loro in un qualche modo. E il vero protagonista? Non saprei dire se c'è un protagonista. No, è un film corale. Il protagonista è Roma. Quindi, insomma, abbiamo diverse coppie, abbiamo Silvio Orlando che è in prigione, mm-hmm. abbiamo la Pandolfi che fa il medico. Poi faceva per dove, di tutti. Hai imparato da me l'arte del sabotaggio, brava. Di autosabotarti, brava. Sta imparando. Questa Roma di varie estrazioni sociali, E niente, quindi c'è lo scrittore, il geologo, e quindi è, diciamo, la storia di... come posso definirla? Non la so definire. Sai, due giornate. Okay. Quando mi serve una tramista te chiamo proprio. No, dilla tu, vai. La storia di due giornate quando mancano 10 giorni alla chiusura totale dell'acqua. Sono 3 anni che non piove e mancano 2 giorni alla chiusura fine totale dell'acqua per Roma e vediamo 2 giorni, il 12° e 11° giorno prima che si arrivi a questa chiusura. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto, devo dire, e secondo me tutte le interpretazioni sono fantastiche e tutti i personaggi sono caratterizzati molto bene e si incastrano perfettamente tra di loro, cioè la struttura del film proprio è scritta benissimo e fa molto ridere, e però riesce anche a fare un discorso semplice ma efficace sulla contemporaneità. Ovviamente c'è l'allusione al Covid, questo è chiaro, però è anche in senso ecologico, cioè unisce queste due cose senza spingere né sull'uno né sull'altro in modo eccessivo. E secondo me è scritto veramente bene ed è un film che secondo me può mettere d'accordo veramente tutti, cioè che riesce a prendere il grande pubblico e anche i più cinefili e che riesce a veramente raccontare... Speriamo. È peggio da se ci dà la situazione in cui ci troviamo. È veramente, secondo me, è un film che riesce a raccontare molto bene la contemporaneità con apparente semplicità, quindi è totalmente promosso. Ok, dico la mia. Non sapevo l'ho visto. Mi è piaciuto, come osi. No, sì, l'ho visto stamattina. Mi è piaciuto, diciamo, secondo me, qualche problemino c'è soprattutto nel come si incastrano alcune cose, cioè a un certo punto io mi sono un po' perso con alcuni personaggi perché sono veramente tanti, sono, è un po' un casino alla fine. Ci sono messi in quattro, cioè sono messi in quattro, in quattro l'hanno scritto Piccolo, Virzì, Archibugi, Giordano. Ognuno ha detto un altro. Dico le cose che mi hanno colpito in positivo. Intanto la CGI, finalmente la CGI fatta benissimo, cioè non è un film, cioè non è Foundation, però c'è il telefono prosciugato. Ma finalmente, no, ma non solo il telefono prosciugato, anche delle scene dentro al con loro in mezzo al telefono. Quando a un certo punto c'è un ritrovamento, delle cose, finalmente fatto bene, c'ha una sua coerenza visiva tutto quanto, questo filtro giallo che non è quello di Dead for a Dollar che io ho odiato da questo punto di vista, ho detto ma perché... C'è questo effetto un po' appunto alla a Africa, veramente, al città Medio Oriente, città del Messico. Che funziona. E, purtroppo ho trovato un po' più alta... Cioè, il personaggio di Monica Bellucci, a parte che purtroppo è arrivato troppo tardi quel personaggio, chi ha visto Don't Look Up sa che cosa intendo. Avevano pensato la stessa cosa, Stessa cosa. Don't Look Up italiano. Stessa cosa, con stessa dinamica, e un po' mi è spiaciuto, però il problema è anche, lei interpreta sostanzialmente se stessa. In una chiave che è però lo stereotipo di se stessa, perché a me risulta che la Bellucci non sia questo tipo di figura. No, è completamente diversa da questo. Però in teoria è una star del cinema. Però mi spiace perché lei viene veramente proposta come se stessa e l'italiano medio che ha quest'idea sulla Bellucci vede questo film e dice è proprio la Bellucci. Mi spiace perché in realtà lei non mi risulta sia così. No, però vabbè. Quindi boh, vabbè. Detto questo, film che ha un grandissimo pregio è anche un gran culo da questo punto di vista nella tragedia che viviamo tutti, è stato fatto presagendo una cosa ma arrivando con una puntualità incredibile su questa cosa della siccità, perché è un film che è stato creato pensando chiaramente al Covid e in generale al discorso sul cosa stiamo facendo nel nostro pianeta,
ma poi in realtà arriva in un periodo di siccità terrificante e al fatto che tutti noi abbiamo passato l'estate dicendo oh mio Dio cosa sta succedendo, dobbiamo razionare l'acqua eccetera eccetera, e ci sono paesi razionare il gas eccetera eccetera, esatto. È un film che racconta il nostro paese, a volte in maniera fin troppo in faccia, altre volte in maniera molto più sottile. È un film che racconta la contemporaneità, però c'è questo specifico dell'attualità clamorosa che secondo me, però qua fra 3 settimane magari mi sbaglierò clamorosamente, spero di no, però secondo me potrebbe renderlo la ricetta perfetta per portare un po' di gente al cinema, perché c'è un cast insieme che comunque è un gran cast insieme, Emanuela Fanelli, prima ne parlavamo, fantastica secondo me, in una parte anche bella. Ma anche tutti la parte più, mi sento dire una cosa, non sarà un miracolo e non sarà un colpo di fortuna se la gente andrà a vedere, sarà marketing, se lo faranno no, ma è un film vision distribution, però un film vision distribution, ci sarà il marketing anche incrociato, vediamo, con Sky secondo vediamo. Me vediamo, ragazzi, c'è un grande cast proprio... e c'è questo tema di attualità che secondo me può, cioè già solo il titolo siccità con questo poster in giro per le città, secondo me può risvegliare e dire, vabbè, ma... E puoi svegliarti presto quanto vuoi la mattina, ma l'immaginario cinematografico si sveglia sempre 30 minuti prima di te. No, non è una frase. Me non la sono mia. Persa, questa. Me la spieghi? È di Minervini. No, è... è il più grande regista. È ancora il più grande regista. Scusate. È scomparso, cioè vabbè, che stava sfiga, facendo qualcosa di nuovo. Se questo se mai ce la dovrebbe avere lui con me, questa cosa che ho detto, la sfiga che gli ha portato. È un po' Barbera. Che non si dice, sa, 3 anni fa, 4 anni fa, quant'era? Quell'orribile documentario. Vabbè, starà girando qualcosa di nuovo. Detto questo, vabbè, io faccio le mie previsioni, non dico quanto incasserà, credo che sia anche costato. Andrea, fermate, che però... già mi sta sentendo male. No. Però, ragazzi, per risollevare il cinema in sala, servono, non serve un film, non serve un blockbuster della Marvel. Servono tanti film di vario tipo. Ma Dio non esiste. Servono tanti film di vario tipo. Questo è il tipo di film che a fine settembre può contribuire con il suo a fare movimento. Per cui, speriamo, Andrea, ragazzi, speriamo. Poi quando uscirà... L'unico film che ha incassato è mio nell'ultimo anni. Cazzarola. Mi è piaciuto... Allora, l'impostazione editoriale mi fa quasi impazzire. La parte, diciamo che la parte della Fanelli... è la più messicana di tutte, perché c'è una si chiama pure Zarata, che ricorda Zapata, ed è una famiglia straricca che è proprio la parte messicana, se lo vede ignarito dice no, vabbè, ma quella cosa può accadere, cioè di diseguaglianza sociale esasperata, ed esasperante. La Fanelli è meravigliosa, ma è sempre stata meravigliosa. Quello al cinema che la tratta meglio è Massimiliano Bruno, che è uno dei più bravi registi con i personaggi femminili. E devo dire che a me piace tanto se ci dà, perché c'è effettivamente molta durezza anche e c'è questa idea colossal che Virzì tratta, diciamo che declina con una certa potenza. Stiamo facendo cinema distopico, sì. Che non è una cosa che facevamo, stiamo finalmente diventando un paese distopico. Abbiamo avuto qui un esponente un tardo millennial che ha portato un corto distopico con la Slim Dogs e quindi Zingarelli. Stiamo vedendo distopia con La Terra dei Figli, con Mondocane, con Anna, la serie di Ammaniti. Viviamo pure un po' nella distopia ormai. Beh, e questo è pura distopia, perché non piove da 3 anni e perché... E perché c'è questa situazione quasi fantascientifica, appunto distopica, di una Roma peraltro anche molto bella, molto varia. Si passa dalla Rebibbia, dalla Rebibbia di Zero Calcare, che è molto amata, come Zero Calcare l'ama, da Silvio Orlando, che dice: no, che bello qua! Oh, oh, voglia, io lì sono morto. Ci doveva essere Zero Calcare che faceva un po' come Caro Diario, faceva, e infatti te lo dicevo io, dove cazzo sei andato, dove rimane qua. E quindi c'è Trinità dei Monti, c'è Rebibbia, c'è il Lungotevere, insomma c'è il gazzometro, c'è una grande Roma. C'è il Corviale. Ma il tassista che tira su a un certo punto. Il tassista è Mastandrea che funziona. Bonjour. C'è un sacco di riferimenti all'industria, hai visto? C'è quello che è l'attore che si è addormentato da mostra all'ospedale, che è Vannoli. Sì, c'è Vannoli. E poi c'è Andrea Renzi che fa Renzi. C'è Renzi, sì, che fa Renzi, non è male, no? Renzi che fa Renzi. E tra l'altro, qua le stoccate sono a destra, a sinistra, a centro. Ma no, ma è tutto, eh. E poi c'è questa idea che funziona, che uno dice: cavolo, ma veramente
stiamo diventando un paese di fantascienza dove possiamo farlo, cioè che Roma è avulsa anche dal resto d'Italia. E quando si parla di Sondrio, che quest'acqua viene da Sondrio, e quando tu vedi questo gli amici Veneto, dell'Abruzzo che ci aiutano, tu vedi, e quando tu vedi questo Veneto che arriva ed è una sorta di è diciamo la declinazione di DiCaprio, dei virologi che abbiamo visto in questi anni del Covid, tu senti realmente che lui, che in Veneto non, è, non c'è la situazione di Roma. E quindi questa cosa che un tempo ci avrebbe messo in difficoltà, forse siamo diventati distopici anche noi, l'Italia, stiamo sentendo. Beh, noi ragazzi la pandemia cose l'abbiamo vissuta nella prima fase con un pezzo di Nord Italia veramente terrificante, e il resto d'Italia che diceva vabbè siamo in lockdown ma qua almeno non è così per questo grave. Mi piacerebbe molto che il pubblico andasse in sala, però ho paura, non vorrei che oh mio Dio no, questo mi ricorda gli anni di merda che ho vissuto. Perché c'è no. Tanto... Andrea, speriamo, non si va più al cinema in Italia, Andrea, ti do questa informazione. Ragazzi, tu metti ogni volta lunedì, cioè siamo un paese fanalino di coda nel mondo, praticamente, e questo è preoccupante. Quindi speriamo che questo film così scoppiettante, con tanti, con Marchioni, Fanelli, Bellucci, Orlando, Mastandrea, Renzi, un grandissimo Tommaso Ragno, un'Elena Lietti truccata... che non sembra uno spettro, truccata, marcata, quasi spagnoleggiante, che devo dire è perché è un'attrice che adesso è troppo smunta negli ultimi film, è sempre un po' troppo spettrale, invece qua le fanno questi occhi molto neri, questo capello nero acceso, e lei c'ha una linea con Tommaso Ragno divertentissima, che Tommaso Ragno è un attore sfigato, che è diventato un po' un demagogo di Instagram, che mi ha divertito moltissimo. Tommaso Ragno, che è tornato quello di Chimera di Pappi Corsicato dopo che è stato ciccione per tanti anni, quindi adesso è tutto, ha tutto questo fisico asciutto che mamma fa mia vedere in una scena. Quindi insomma ci stanno i pischelli, ci stanno un po' di tumulti alla Gile Gialli a Piazza del Popolo, cioè c'è una ferocia che... Uno dice, ma il nostro cinema è sempre tra luce e vino, volevamo se bene. In realtà, e c'è questa idea del Messico, cioè sembra proprio città del Messico, e che devo dirvi che non mi è dispiaciuto affatto. Quindi per me Siccità è molto più sicura. Posso dire che secondo me è perfetto per come film fuori concorso. Posso dire un'ultima cosa? C'è un omaggio al cinema dei Fratelli di Innocenzo. Cioè Virzì riconosce nei Fratelli di Innocenzo, e questo gli rende onore, lui ha adorato La Terra dell'Abbastanza. C'è tanto favolacce, c'è un Gabriel Montesi che esce fuori da favolacce e addirittura calca ancora di più la bestialità del personaggio di favolacce, e c'è anche un Max Tortora che è uno dei personaggi più inquietanti in voice over, il narratore di favolacce è il personaggio più terrificante del cinema italiano degli ultimi anni, il cinema italiano non crea dei personaggi che fanno paura, io ho i brividi per il narratore di favolacce, e quindi c'è anche Virzì che riconosce nel cinema dell'Innocenzo un qualcosa di prorompente che lui in un certo senso omaggia, quindi porca vacca, è un film, e che culo che ci hanno avuto, che tempismo, stiamo parlando che avremo un autunno di razionamenti, e qua si usa il termine razionamento sull'acqua, e insomma, e anche l'Africa non viene trattata tra in l'altro modo... questa storyline molto carina, non viene trattata in modo, però ci sono dei momenti in cui sembra addirittura populista il film, poi in realtà riesce a farti capire che non è quello il messaggio che vuole dare. Anzi, chiudo, vabbè. Vola il film, la prima ora io non ho, mi sono sembrati 20 minuti, c'è Niola che sta ricordando perché non vede vola, vola. Quindi è molto commerciale da questo punto di vista, come sì, deve sì, essere sì, due ore spaccate. Però ripeto, fuori concorso, proprio perché è commerciale, secondo me fuori concorso è perfetto come film fuori concorso. Non andare a questo non proposito, in concorso. In chiave di linea editoriale dirò una cosa dopo Gabriele. Io sono completamente pazzo per questo film, totalmente. Devo tornare a vederlo, l'ho visto due volte perché volevo essere sicuro prima di dire fregnacce. Ah, l'hai visto due volte? Sì, ero impressionato di quanto mi fosse piaciuto la prima volta. È un film che fa la stessa operazione di Cloverfield, cioè io vi racconto una storia di fantasia perché in realtà voglio parlare dell'11 settembre, ma non voglio parlare dell'11 settembre, vi racconto di un mostro che arriva a New York, e qui parla del, diciamo, della pandemia per dirla in maniera semplice, cioè di quello che abbiamo vissuto, non dei fatti ovviamente perché parla di un'altra cosa, ma di come l'abbiamo vissuta noi, di come siamo usciti, che impatto ha avuto su di noi, ma poi ti rendi conto che parla anche di tante altre cose, parla per esempio della situazione di Roma, del fatto, come diceva Francesco, che è separata dal resto d'Italia, anche a me impressionò tantissimo che la siccità c'è solo a Roma e che Roma e è che una situazione... ci sta poi sì, sì, e sì, che sì, non ti dà fastidio, cioè, ci sta, e Roma è in una situazione ingestibile, è ingestibile.
è un posto post-apocalittico in cui la legge praticamente non c'è, inseguono quelli che lavano le macchine, cioè le grottesche. Sì, esatto, la legge non c'è, tutti quanti si arrangiano, è tutto distrutto. Se tu metti sotto uno per strada, poi... Sì, non frega niente a nessuno. E c'è anche i vari piani, cioè di queste, la gente le che grandi, sta sopra, la sì, gente sì, che sì, sta sotto, cioè no, tutta cosa. I livelli, sai. Assolutamente. Comincia con quella storia del mi ha fatto impazzire, non solo c'è il Tevere prosciugato, ma c'è una cosa proprio da romani, loro nel Tevere trovano una cosa che è ritenuta perduta, cioè che la statua colossale di Flavio, che si chiama Colossale perché era quella che dava il nome al Colosseo, solamente che non ce l'abbiamo, non esiste, e invece loro dicono sta nel Tevere e la trovano là dentro, è una cosa che mi è piaciuta un sacco. Dicevo, è un film, nella prima parte, un post-apocalittico perfetto, nella seconda la cosa incredibile è che diventa un film italiano, sì, ed è perfetto, perché è ancora meglio. Molto meglio. Era quello che io temevo fosse un film post-apocalittico e poi diventava italiano, invece è la cosa migliore. E sono veramente stupito in una maniera incredibile. Mette insieme due cose che noi non credevamo, io non credevo potessero stare bene insieme. Cioè qualcosa che ha a che vedere con l'uso della fantasia per parlare della realtà, il post-apocalittico, qualcosa che ha a che vedere con la rappresentazione più intima di quello che siamo, cioè il miglior cinema italiano. E lo fa con lo stato dell'arte di quello che ad oggi possiamo dire il cinema classico italiano, cioè le maestranze classiche italiane, da Paolo Virzì a Francesca Chibugi, a Luca Bigazzi alla fotografia, a Jacopo Quadri al montaggio. Cioè, quello è i migliori che abbiamo di quella generazione, di quel tipo di cinema, che fanno qualcosa che non pensavamo gli appartenesse, invece lo fanno molto meglio, molto meglio. C'è tanto cinema di Virzì dentro, perché nei film di Virzì voi sapete che le cose vanno sempre malissimo. Cioè, io adesso ci saranno pure, ma al volo non ricordo un film dove le cose finiscono bene per i personaggi di Virzì, finiscono quasi sempre male, e non è mai un problema. Perché sono sempre tutti personaggi che, anche quelli specialmente di contorno ai protagonisti dei film di Virzì, che cercano di essere felici, disperatamente, cercano questa felicità che non trovano. E la risposta è sempre lo sguardo. Cioè il fatto che Virzì li guarda e non importa se lo trovate o no, perché la felicità è in come ci guardiamo a vicenda, è in come viviamo queste cose, il fatto che va bene. Vi ricordate sicuramente il finale di Ovosodo, che è terribile, eppure è fantastico, va benissimo, si ride, va bene così, non è un problema. Questo film è impossibile da dire se finisca bene o finisca male, è difficilissimo, perché ci sono elementi contrastanti, eppure è un film di un ottimismo che a me mi ha, cioè ogni volta esco dalla sala con un ottimismo addosso pazzesco, anche se è una storia post-apocalittica, esatto. Ed è un film recitato in una maniera divina da tutti, lo sappiamo, che abbiamo detto Virzì fa recitare tutti benissimo, sono sempre i suoi attori, ma qua c'è una serie di ritorni che a me proprio mi fanno impazzire. Cioè io erano anni che non vedevo Silvio Orlando in un ruolo di questo tipo, perché l'ho visto recitare molto bene in The Young Pope, ma in un ruolo di questo tipo recitare così bene, erano anni che io non vedevo Mario Mastandrea correre come sa correre, cioè a livello suo, anni che non lo vedevo così. Era quasi dall'esordio che io non vedevo un'attrice che è bravissima, ma che non gira tanto come Sara Serraiocco, che è bravissima, un'attrice bravissima, e qui è fenomenale con certi toni all'inizio e con altri alla fine, tiene testa in una scena incredibile a Silvio Orlando, pazzesco. Erano anni che non erano... forse da sempre, che non vedevo recitare così bene Claudia Pandolfi, con un personaggio bellissimo, personaggio forte, autoritario, pieno di difetti, ma poi con una fibra morale pazzesca, sexy da morire, cioè potente già a partire dal fisico, bellissimo. Insomma, è un film che mi stupisce continuamente, in cui, come sempre, poi nei film di Virzì c'è anche molto umorismo, molto divertente, e c'è, come tutto, c'è un Max Tortora tragico e stupendo. C'è anche il grandissimo Salce, come si chiama? Il nome di battesimo? Emanuele Salce. Che è grande in Notti Magiche. Cioè. Sì, che è grande in Notti Magiche, è vero, grandissimo. E insomma, io devo dire, questo qui è un film... Io, quando è finito, la prima volta che l'ho visto, mi sono pentito, cioè ho pensato, io mai più, e non lo farò mai più userò il termine italiano come denigratorio. Ma non perché mi sia cioè un po' mi sono pentito di averlo fatto in passato, ma non perché avessi torto, cioè io non ricordo perché lo facevo e penso che avevo ragione, ma perché ho capito che, a parte che non è una categoria critica, non lo facciamo neanche lontanamente, ma poi perché ho scelto arbitrariamente io di leggere nell'aggettivo italiano una cosa e non un'altra, e questa cosa è sbagliata, cioè è sbagliato decidere arbitrariamente te cosa di una situazione è buono e cattivo, e questa cosa me l'ha insegnato Siccità, cioè vedendolo ho capito che questa cosa è sbagliata. Il cinema ci cambia, questa è la cosa più bella che impariamo stasera in assoluto. C'era una cosa che volevo dire su... no, però non posso dirla. La dirò cercando di farvi capire, cioè senza spoilerare, cercando di farvi capire. Secondo me, il modo in cui finisce il film
a causa dell'attualità non prevista di questo tema, lo rende più agrodolce. Per una cosa che abbiamo tutti noi imparato quest'estate. Dopo vi dirò meglio perché. Però, poi è un finale di una semplicità disarmata, semplicissimo come finale. Cioè, a posteriori... Però non diciamo. Voglio dire una cosa: a posteriori mi sembra la cosa più logica di tutte che finisca così. Dentro il film, io non facevo che chiedermi: ma questo come lo finisce adesso? Ma dove va? Tra l'altro, ma come lo può finire un film così? E invece, perché ti porta a pensare che certe cose non possano accadere. E esatto. Poi, come ci insegnano i grandi di Innocenzo, alla fine di Favolacce, con la passacaglia della vita, bisogna morire, che è una bellissima chiusa in musica, a differenza della musica di merda de Blonde. Bisogna morire. Qualcuno deve morire, che è il grande errore di Freaks Out, dove non muoiono. E Gabriele... Come non muore uno? No. Beh, devono morire loro, gente di loro, e Mainetti... Adesso lo riconosce, sono contento, però troppo tardi. E qua c'è gente che muore. Peraltro gente estremamente carismatica e personaggi magnifici. Io voglio dire a questo punto che non capisco perché, e quindi faccio una domanda, non capisco perché nel momento in cui la Festa del Cinema di Roma torna ad avere un concorso, non capisco perché... Se città sia fuori concorso a Venezia e non sia tra poco in concorso alla Festa del Cinema di Roma. Lo trovo, secondo me, vista la centralità di Roma. No, vabbè, è una domanda che faccio, cioè mi interesserebbe però, molto. Giustamente tu lo dici dal punto di vista del Festival, cioè il Festival di Roma avrebbe dovuto fare carte false, magari l'ha fatta e non... Ah, questo devi dire. Però mi piacerebbe... la mia secondo te, per questa centralità che ha Roma nel film, ai produttori, ai distributori, sarebbe convenuto più andare a Roma oppure... A Roma, ovviamente. In questa Venezia, nel giorno di Blonde, mettiamo da parte la povera regina d'Inghilterra, ma nel giorno di Blonde, in questa Venezia... Mentre tu a Roma con questo film facevi il botto, perché è tutta Roma, una Roma. Ricordiamoci Gigi Robot, è vero, che forse, è l'ultimo grande film Roma, sulla sorpresa del tempo. Punto. Sì, certo. Sì, non capisco perché nel momento in cui finalmente Roma torna al concorso, che è stato un errore strategico clamoroso non avere il concorso in questi anni, Roma perde il concorso dopo un concorso agghiacciante con Guadagnino in giuria che non ci capisce niente, premiano TIR di Alberto Fasulo, e lì infatti io dissi così tu ti stai suicidando, infatti fu l'ultimo anno, c'era Marco Müller, perché premiarono proprio, non capirono nulla in quella giuria. E infatti abbiamo visto, credo che il concorso comunque richieda l'anteprima mondiale, eh. Vabbè, ho capito. No, dipende dalla direzione, c'è una nuova direzione. Chiedevano se io non capisco, è un film che doveva stare in concorso a Roma. Cioè, io lo dico dall'ottica della Festa del Cinema di Roma. Come fai a non chissà avere come gliel'avranno... Questo bisognerebbe sentire fregato. Loro. Io posso dire una cosa, posso dire che negli anni passati, quest'anno vi ricordate che è cambiato tutto a Roma, cioè c'è tutta un'altra direzione, è cambiato direttore. Però, c'è un articolo molto interessante. Negli anni passati, allora, diciamo una cosa. C'è stato un momento che qui a Venezia è stato fatto un grande errore, che hanno tutti quanti riconosciuto. Cioè c'era un film italiano che non è stato preso e che è andato a Roma e ha fatto il botto, che è stato, lo chiamavano Ciclopo. Questa cosa ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto qui a Venezia. Cioè sono cambiati i selezionatori. E soprattutto ha cambiato l'atteggiamento del festival nei confronti dei film italiani. Da quel momento in poi praticamente tutti sono... cioè per non sbagliare vengono presi tutti quelli buoni e pronti. E il Festival di Roma si è adeguato a questa cosa, cioè ha avuto sempre meno film italiani, ha cercato altre cose, insomma, si è dovuto adeguare a questa cosa, anche perché poi è stretto anche tra Torino e cose. E per cui, cioè, io non faccio fatica a pensare che questa cosa sia ancora in piedi, cioè che se li possiamo prendere noi li prendiamo tutti comunque, poi si vede dove li mettiamo. Però, scusate, ma non conveniva pure a siccità. Eh no, evidentemente... conveniva pure a siccità, secondo me. Tu andavi lì, facevi la parte di Gigi Robot, che fece a Roma grazie a quel genio che stava la settimana della critica e non lo prese, a Venezia. E... Però ci sono anche le strategie distributive, qui evidentemente Vision ha pensato, Sky e Vision hanno pensato, lo facciamo uscire a fine settembre, quindi la finestra di lancio del Festival di Venezia, eccetera, eccetera. A Roma è a metà ottobre, probabilmente ci sono altri titoli, cioè ci sarà un certo affollamento poi a novembre, dicembre, però, quindi può essere che abbiano anche però altri ti faceva titoli. Il festival, ti faceva il concorso, ti vinceva qualcosa di grosso, cioè, boh, non lo so, perché? Anche se vedi, perché? Chiediamoglielo.
che faremo un'intervista a Barbera, no, non a Barbera, a qualcuno del Festival di Roma quando si avvicinerà al Festival di Roma. Sarebbe anche interessante capire perché tu hai detto è un perfetto fuori concorso, e hai ragione, ma poteva anche stare in concorso, un concorso che ha avuto Freaks Out. Ovviamente, in Venezia. C'è stato un... Io so di che te ne oh, ecco, questo non li sapevo, tu li sai, li puoi rivelare oppure devi tenere? No, vabbè, non è che... No, è che c'è stata una discussione particolare per il numero di film italiani. Ci sono 5 film italiani. Esatto, e quindi è da lì che io con le mie gole profonde riflettevo su, ma scusa, ma allora perché non la festa del cinema di Roma? Uh-huh. Cioè, no, ci vai proprio tranquillo. L'ultima volta che sono qui in concorso Virzì ha portato un bellissimo film strappalacrime di impostazione americana sulla malattia, che doveva portare Sutherland all'Oscar e lo fotterono perché diedero l'Oscar alla carriera Sutherland, e quello era un film che doveva portare Sutherland in nomination, che non aveva mai vinto, e che è fatto increscioso quello lì. A me mi affascina molto con le stroncature delle testate americane a quell'ottimo film con Sutherland e Mirren. Sistema. Sì, si erano spaventati che l'avevamo fatto noi in Europa, avevamo fatto il loro film in Europa con i capitali europei. Allora, noi abbiamo 900.000 commenti, qualcuno lo volevo leggere, giustamente chi sottolinea, ma che mondo era quello che premiava Tir? Sembrano passati 100 anni, tranquillo che siamo in Italia, quindi può anche tornare quel mondo improvvisamente a un certo punto. C'era Guadagnino in giuria. Tutto mi aspetto qui. Spielberg al Festival di Roma, ci dicono, sto tornando indietro. Con qualche commento ci chiedono dirette Twitch da Roma, vediamo quest'anno chi di noi riuscirà. Aspetta, Vince Tir di Alberto Fasulo, e c'era un film che si intitolava Hair di Spike Cazzo, Jones, no, è vero, quel festival l'avevo fatto anch'io, tra l'altro era meno bello di Tir. E allora vabbè, qua vari commenti su, sto andando a ritroso, quindi su Birzi. Sappiate che il reparto marketing dovrebbe assumere Gnola, ma chissà che non l'abbia già fatto e nessuno di noi lo sa. Sì, esatto, ecco, questo è... grandi esaltamenti per questo film. E vediamo, ragazzi, poi andate al cinema e ditelo. Spero vi piaccia, speriamo che vi piaccia come è piaciuto a noi. Siccità mi sembra il titolo metaforico di un film d'autore, devono pubblicizzarlo bene. Beh, ma però, ripeto, il poster è bello d'impatto, secondo me funziona, per il momento funziona. Ci fanno domande su chi vince il leone, ma domani dobbiamo vedere Chiara e poi c'è il film di Panay, per cui è ancora presto, però... No, le supposizioni le possiamo fare, però attenti ai film dell'ultimo giorno, sono proprio delle mine. Allora, diciamo, ciascuno di noi, secondo noi, chi... potrebbe, non chi vorremmo che vincesse, sì. Chi secondo noi potrebbe vincere il Leone d'Oro? Allora parto io perché sono proprio io, quest'anno non mi sono informato per niente, quindi vado proprio a naso. Ci sono già voci? E io credo in un leone a Saint Omer. Mi sembra una cosa totalmente plausibile, ci credo, così la miglior attrice potrebbe tranquillamente essere Cate Blanchett. Penso che non ci saranno premi per Athena, che sarà la delusione. E che altro? Penso che ci saranno premi per The Whale. E... Guadagnino, sì, penso che ci saranno premi per Guadagnino. Sì. Fra? Io so, penso che Saint Omer potrebbe fare il leone, essere il leone. Ma secondo me, sì, sono d'accordo. Ma il fatto che non l'anno vedi nessun altro in Bowl per il leone, o lui o Guadagnino? No, per me è Guadagnino, se la batte. Ha tutto, cioè al tema, all'esordio, alla finzione, al regista donna, cioè sono cose che contano molto. Se continua il trend, la mia domanda è: ma le giurie di anno in anno guardano quello che è successo l'anno prima? Beh, diciamo perché che sarebbe un po' metaforicamente simile a quello che è successo. È il momento storico che ti chiama. C'è stato un anno in cui i 5 festival più importanti del mondo hanno premiato tutti i donne. Però questo è un altro anno, questo che e quindi, e quindi può essere lui, che sia se continua il trend. Esatto, niente, capisci? Direi Saint Omer, ma in realtà, visto che usciamo da, cioè mi chiedo se siamo ancora in quella fase o se magari no. Diciamo che Saint Omer è il gran premio della giuria, se non vince. Certo, ci sta, il leone io però è un mio desiderio, io spero che Guadagnino questa volta porti a casa qualcosa di grosso. Penso che non si possa prescindere dalla sceneggiatura di Argentina 1985. Sono d'accordo, anch'io. Penso che la Blanchett sia... Penso che sul maschile Darin potrebbe portare, chiudere... O solo prendere... Fraser. Sceneggiatura è Osella, giusto? Sì, oppure Fraser. No, è il leone che inibisce tutti gli altri premi. Però gli altri li puoi prendere.
in coppia, cioè puoi prendere attore e sceneggiatura. Su una cosa sono certo, Maltese, io sono convinto che Maltese vince il Mastroianni, Leonardo Maltese, okay, che è Ettore, ah, in, e sarebbe anche una quota che è la quota Italia, ed è Amelio che esce con qualcosa di interessante. Secondo me McDonald's vince sceneggiatura. Può essere. E allora Argentina può puntare a Leone. A Darin magari. Solo Darin. Solo Darin. Leone non lo so, mi sembra un po' troppo. A quel punto McDonald's gli dai un'altra cosa. Che casino, vabbè, poi ci sono le sorprese di domani. Certo, eh? Ma poi c'è Bardo, cioè se Bardo è piaciuto, oddio, cioè c'è poco da fare, no? Cioè quelle cose che... A me, io vorrei che Bardo... La mia paura su Guadagnino è che... Però, diciamo, quelli sono quelli che dividono di più, no? La mia paura su Guadagnino è che fosse troppo all'inizio e non fosse... Però Tar ti colpisce per lei, no? Mm-hmm. Guadagnino è molto più delicato tutto quanto. Considera che le giurie, allora funziona così, le giurie fanno riunioni di continuo. Riunioni di continuo in cui si parlano, si confrontano, a parte che in teoria ogni presidente di giuria ha il suo modus operandi, però ci sono quelli maniaci, cioè Michael Mann, che dà le regole, fa le cose, cioè proprio il direttore d'orchestra che decide, e quelli che dice, facciamo come si fa sempre, cioè non è che devo saper fare sto lavoro per forza, per cui si discute, si parla e si fa sempre un po' il punto della situazione, per cui guadagnino, ok, termina qua, ok, cioè come dire, non è che si perdono di vista i film. Oh, poi c'è un'altra cosa. Voi sapete benissimo che la gestione Barbera è stata una gestione eccezionale per Venezia, per esplosione, quantità, film, fantastico. Però se ha un punto nero, un neo, è che la gestione Barbera non ha scoperto nessuno. Cioè non c'è nessun cineasta di peso che è uscito fuori con la gestione Barbera. Cioè, ne ha premiati di cineasti che erano vivi, ma non sono mai diventati niente, non c'è nulla. Sento ma parli del concorso però perché sì, in realtà Orizzonti che invece... Orizzonti, no, è chiaro che il concorso è quello che ti consacra, è chiaro, no, Orizzonti è come, ne hanno tagliati fuori tantissimi, però il problema è il concorso e per l'appunto Sento Mer potrebbe essere finalmente, perché questo è qualcuno, questa non è una cometa questa. Non ho capito, Guillermo del Toro e Todd Phillips? No, ma non sono scoperti, capito? È un nome nuovo che viene battezzato da questo federal concorso. Beh, questa la D1 l'anno scorso. La D1 l'anno scorso, discorso ma finito, solito, posto, finito, basta. Vabbè, ma siamo tutti un po' bolliti, adesso. Però diciamo. È un discorso bellissimo. Soprattutto perché però posso dire una cosa, questa cosa che ha detto, l'aveva detta letteralmente identica, cioè abbiamo la diretta l'anno scorso, e poi, quindi aveva senso. Però aveva senso, perché poi è arrivata... E meno male che Atena non vince niente. Comunque. Per bambocci. No, io sono contento. Cioè, se vince, io sono Atena. No, ma lui sta dicendo... Non avevo capito una mazza. Vabbè, ragazzi, allora, un'ora e venti. Domani, come siamo messi? Perché noi abbiamo la famosa cena bed che facciamo il venerdì sera e quindi noi non faremo la diretta alle 10. Non possiamo neanche farla troppo... Cioè, prima della cena, perché tu vai a vedere Refn. Alle? 19:15 potremmo azzardare alle 18? Sì. Cioè, abbiamo qualcosa alle 18? Non mi cioè voi sapete io in teoria però vabbè ne parliamo dopo. Ok, allora vi facciamo sapere sui nostri social e sulla meravigliosa, come si chiama, griglia qua su Twitch. Teoricamente domani sera alle 6, così facciamo anche la chiusura, perché poi tu parti sabato? Io parto domani alle 4. Che domani, ma cosa dico? Madonna, che fatica questo festival. Sabato, dopo domani alle 4. 4, giusto, perché avevamo anche detto. Quindi domani sarà anche un po' la chiusura, la pre-chiusura, perché poi noi sabato faremo la diretta post premiazione per chi ci sarà, chi c'è sabato sera. Tu, Fra, sarai già ripartito, immagino. Io domenica parto. Allora, sabato sera ci saremo noi quattro, non ci sarà come al solito, insomma. Vabbè, ciao, buonanotte, ciao.